Bentrovati agli amici dell'Opinione di Viterbo TV. Stiamo lavorando all'edizione del giornale dell'8 dicembre e tra le notizie di cronaca un interessante e curioso caso di stalking. Lui, 64enne, lei, 30enne, si conoscono sul posto di lavoro e l'uomo inizia a tempestare di telefonate l'oggetto del suo desiderio amoroso. E al tempo stesso inizia una serie di pedinamenti e di inseguimenti continui, tanto che la donna si rivolge agli uomini della squadra mobile coordinati dal dottore Fabio Zampaglione, che nella giornata di ieri hanno notificato un provvedimento restrittivo nei confronti dell'uomo, nel quale, diciamo, gli si fa divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati dalla donna, come l'abitazione e gli stessi luoghi dove la ragazza lavora. E per il resto delle notizie di cronaca passo la parola al collega Lucappia. Grazie Roberto. Nell'altra pagina di cronaca parleremo del noto ristoratore siciliano del Cimino, arrestato per spaccio di droga. I carabinieri già da tempo erano sulle sue tracce, sospettandolo di essere al centro di un grande spaccio di sostanza stupefacente. Negli scorsi giorni, infatti, dopo averlo fermato a bordo della sua auto e una prima perquisizione, hanno subito trovato delle dosi di hashish. In una seconda perquisizione domestica, infine, hanno trovato 7 panetti di droga e una camera predisposta alla produzione di droga. Per l'altra notizia parleremo della rissa a Falernia fra 4 romeni, scaturita davanti a un centro anziani, ad allertare il 112 proprio gli stessi anziani del circolo, che preoccupati del fatto di venire coinvolti nella bagarre, hanno chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti fermando i 4 romeni, di cui 3 hanno rifiutato le cure mediche, mentre uno è stato subito soccorso all'ospedale Civitonico dell'Andosilla. I 4 infine sono stati arrestati per rissa aggravata. Per oggi è tutto, un saluto.